E spostiamoci ora a Milano, nella Milano di Pisapia, dove il Comune sta procedendo alla realizzazione di un insediamento abitativo destinato ai Rom. Il nostro inviato Fabio Pasini ha intervistato in loco il segretario della Lega Lombarda, Matteo Salvini. Ascoltiamolo. Matteo Salvini, siamo in via Lombroso, è tutto pronto per una sorta di centro di accoglienza per i nomadi, un altro scorcio della Milano di Pisapia. Un milione e mezzo per dare un tetto a 150 rom in attesa che trovino lavoro. Non so se è una presa in giro o meno, speriamo che trovino lavoro. Qua ci sono le rotaie, quindi nel rame potranno trovare lavoro perché sono a 10 metri abbastanza velocemente. Scherzi a parte, qua ci sono cittadini del quartiere preoccupati perché certa gente la conoscono, perché sono disoccupati, perché alcuni sono sotto sfratto. E dicono: ma perché loro sì e noi no? Stanno montando gli operai l'aria condizionata. Spero che tutti quelli che 2 anni fa non hanno votato perché la Moratti, perché la Lega, perché qui, perché là, perché su, perché giù, si inizino a domandare se questi milioni di euro spesi inutilmente, secondo me, sono valsi il loro non voto e se Pisapia è un buon sindaco per Milano. Secondo me no. Ecco, anche rispetto a quello che è successo tragicamente a Niguarda, le politiche e la sensibilità del Comune di Milano rispetto ai problemi dell'immigrazione, come li valutate? Comune di Milano ha disarmato i vigili, non gli fa più controllare i documenti sui mezzi pubblici, ma chiedete a un vigile urbano qualunque, a un controllore dell'ATM, a un autista di tram, a un poliziotto se è cambiato il clima a Milano. Sì, è cambiato il clima a Milano, certa gente si sente molto più protetta e coccolata. I Rom si erano ridotti a poco più di 1000 quando la Lega era ancora in amministrazione, adesso sono più che triplicati. È chiaro che se leggono sui giornali che a Milano trovano il villaggio con l'aria condizionata, ci rimanda tutto il resto del nord Italia. Roberto Maroni ha partecipato a un importante vertice sulla sicurezza solo pochi giorni fa, si sono ottenuti dei risultati. Qual è il ruolo che può giocare la Regione in questo senso? Non dare fondi ai comuni che li usano così, dare fondi ai comuni che aiutano i loro cittadini prima di altri. Poi coordinare le polizie locali, qua ci stiamo ragionando col Piemonte e col Veneto, coordinare le polizie locali di tutto il nord, rivedendo i loro poteri, intervenendo sui loro stipendi, quindi la Regione premi i comuni che lavorano meglio e tolga i soldi ai comuni che lavorano peggio. Questi sono soldi stanziati dallo Stato, ma non per dare la casa ai Rom, per mettere in sicurezza i campi, per le telecamere, per dare sicurezza ai cittadini che vivono fuori dai campi. Poi voglio vedere, torniamo qua fra un anno, do appuntamento ai telespettatori qua fra un anno a vedere in che condizioni sono questi camper qua.